Ben ritrovati fedeli follower della Fairy Family Film. Dopo lunghe settimane finalmente ci ritroviamo anche noi, nonostante le minacce incombenti del coronavirus. Siamo riusciti a riunirci, è stata un'estrazione mia, rocambolesca dir poco, notturna, sì. Siamo divertiti parecchio. Ci avevano quasi sopraffatto gli zombie, ma siamo riusciti alla fine ad aprirci un varco e a fuggire da Trento. Di cosa parliamo quindi oggi? Ho grande occasione, ci siamo riuniti. Riesumiamo, una delle nostre rubriche più tradizionali, ovvero giudizi netti e discutibili. Una rubrica molto random, nel senso che la facciamo quando vogliamo, quando sentiamo che c'è la necessità, quando vogliamo, adesso i cinema sono chiusi, quindi recensioni cinematografiche, non televisive, guardate quella di Sex Education dell'altro giorno, con recensioni cinematografiche comunque ne escono meno. Cerchiamo di rimpolpare un po' questa rubrica che era da un po' che non facevamo. Esatto. Piccolo avvertimento. Io tutt'oggi che lavoro alla mia tesi, quindi sono particolarmente rincoglionito, quindi se sparo qualche minchiata portate pazienza. Ma è normale, come è tutti normale. I video. Probabilmente non se ne accorgono neanche se esattamente. Allora, di che ne parliamo oggi? Prima di tutto, si vede già che rincoglionito, dobbiamo dire, iscrivetevi al canale. Se vi piace il video, campanellina, guardate link Amazon, i film che citeremo saranno linkati lì sotto, voi non pagherete spese di pazze, più, ragazzi, spese pazze. Sapete il solito discorso, leggete quello che si chiama in descrizione, di che vi parliamo. Se dovete comprare la mucchina fatelo a partire da quei link. Soprattutto la mucchina ora che è costosissima. Parliamo di film abbastanza vecchi, non vecchissimi, alcuni abbastanza vecchi, altri un po' meno, diciamo che classici. Perfetto. E il primo di questi film è I ponti di Madison County di Clint Eastwood con Clint Eastwood e Meryl Streep, film romantico, abbiamo avuto modo di parlarne molto recentemente, se non lo fate già seguite anche la pagina Instagram della Fairy Family Film dove abbiamo postato una brevissimissima recensione di I ponti di Madison County. Per me è uno dei film romantici più significativi, meglio fatti di sempre, potrei dire, di decenni qua, decenni di là. Non sono dei Clint Eastwood che noi ce lo immaginiamo come il duro, privo di emozioni dei film western, riesce incredibilmente, non l'ha scritto lui, va anche detto, però riesce a girare, a creare questo film con un tocco veramente, veramente delicato. Storia non banale, storia perfettamente resa, perfettamente recitata, Meryl Streep, di che parliamo? Sì, è un film romantico che fa proprio della particolarità un po' la sua caratteristica, perché si dicono un film romantico con Clint Eastwood e Meryl Streep protagonisti, sembra un po' strano, perché Clint Eastwood film romantico assolutamente no, anche Meryl Streep è più, diciamo, da ruoli drammatici, molto versatile, assolutamente versatile, però i suoi grandi ruoli sono per lo più ruoli drammatici, quindi c'è già questo. E poi è un film romantico che è, diciamo, assolutamente lontano dai film come ci immaginiamo noi, è un film senza guizzi particolari, ma assolutamente potrebbe diventare quasi una pièce teatrale. Non ci sono viaggi, storie rocambolesche, semplicemente due persone, dei dialoghi e un innamoramento tra queste due persone. Insomma, è un film romantico che funziona anche perché probabilmente riesce a trovare una originalità, una semplicità che altri film romantici invece non riescono a raggiungere. Probabilmente Clint Eastwood non voleva nemmeno fare un film romantico, Clint Eastwood è piaciuta la storia, voleva raccontare quella storia, non fare un film romantico, perché non è un film comunque interamente romantico. Esatto, non entra nei particolari. Non facciamo spoiler. Questo video è niente spoiler. Non diciamo chi muore, se muore qualcuno. Diciamo che Meryl Streep ha preso la nomination agli Oscar. Strano, non avresti mai pensato, vero? Meritata, molto meritata. Sì. Pronuncia Francesca il suo nome in maniera perfetta, italiana. Secondo film di cui parliamo oggi, anche questo qui è un classico, è I tre giorni del Condor. Un attimo di suspense. Non mi ricordavo se erano 3 o 4. No, dai, sono 3 i giorni del Condor, 6 nel libro originale a cui è tratto il film. È un film che prima di parlare del film, è un film che ha un merito. E grazie a questo film qua, se Captain America 2 è un film decente, sì. Perché sostanzialmente lo riprende. Sì, è una sorta di remake. Sì, qual è la base? È questo protagonista che lavora per la CIA e all'improvviso la CIA lo vuole uccidere, quindi lui deve andare un pochettino in incognito e tutto. Questo qui, insomma, è il motore della trama. È un film molto semplice. Un film Robert Redford centrico, esattamente, non si perde via tanto con storie internazionali, ma segui
la singola persona. È un film che scorre via molto liscio, non si perdono in sottotrame, eccetera, ed è un film che funziona, un film che ti prende dall'inizio alla fine, un film anche ambiguo, perché il finale è molto ambiguo, nel corso del film stesso non capisci come possono andare a parare le cose. Soprattutto se avete visto Captain America 2, capite che genere di ambiguità parliamo, sì, cioè sai di chi fidarti, la CIA che improvvisamente vuole ammazzare uno dei suoi, c'è qualcosa che non quadra, e questa ambiguità rimane per tutto il film fino anche alla fine. La situazione non si può dire risolta, sì, assolutamente. Esatto. Non c'è grande azione, non ci sono grandi scene action come tipico del cinema americano, ma c'è grande tensione. Grazie a una bella sceneggiatura. Esattamente, grazie a una sceneggiatura, c'è una situazione di minaccia incombente in ogni dove, e funziona molto bene anche il cast secondario, perché per esempio Max von Sydow ha un bel personaggio e fa veramente, veramente una grandissima parte. Assolutamente sì. Sempre su Instagram qualche giorno fa abbiamo lanciato una specie di sondaggio chiedendovi di consigliarci un film. Alcuni di voi ci hanno risposto e vogliamo quindi dare, come dire, render conto di quel consiglio parlandovi dei film che ci avete consigliato. In questo caso ne parliamo di solo di un film, degli altri parleremo nei successivi episodi di Zinetti e Discutibili. Il film che abbiamo scelto oggi è Inception di Christopher Nolan. È un film, diciamo, uno dei film più rappresentativi di Christopher Nolan, perché è un film cervellotico, è un film che ha una sceneggiatura molto molto intricata, sogni dentro sogni, piani su piani, contropiani, eccetera, il tempo che scorre in modo diverso. Questo, da questo punto di vista, è pienamente nolaniano, però al tempo stesso, e qui diciamo è la particolarità del film di Nolan, riesce, diciamo, ad accompagnare lo spettatore dentro questi viaggi così personali e cervellotici, senza che lo spettatore si perda, facendo anche divertire lo spettatore. Christopher Nolan è un regista che si è imposto nello scorso decennio all'attenzione del pubblico per questo motivo, perché c'è un regista che riesce a fare film intelligenti, ma film che riescano anche a piacere a un vasto pubblico. Non a caso è, diciamo, anche un regista di cinecomico con la trilogia di Batman. E Inception sì, è molto rappresentativo da questo punto di vista, perché poi siamo, è il film, è il giocattolone quasi perfetto, tutto appunto i piani temporali intrecciati insieme, sì, un cast molto solido, dal protagonista di Cabrio ma anche Tom Hardy, Tom Shelby. Cillian Murphy e altri, esattamente, e tutto funziona. Di intrecciare anche i generi, perché di fondo è un thrillerone, ma ci sono parti action, parti tutto, da commedia se vogliamo, non come dire molto estese, però ci sono. E come dicevi, Nolan, cioè lui nasce con Memento sostanzialmente, esatto, che era la storia di uno che perde la memoria ed è fin costruito tutto all'indietro, insomma, ricostruendo la sequenzialità temporale. Questo film è più o meno la stessa cosa, cioè, nel senso che qui non si va avanti e indietro nel tempo, però si va avanti e indietro nei sogni, che sono comunque, come dire, un tempo interrotto, sì, ecco, sì, abbiamo delle scene in cui il tempo rallenta ed entriamo in una dimensione ulteriore del sogno. Nolan lo fa, non la stessa cosa, però continua a farlo poi anche con Interstellar, il nuovo film che sembra dove uscì quest'anno, Tenet, ancora ha il tempo e il gioco, diciamo così, col tempo di mezzo. È una cosa che Nolan ama fare. Il film è girato meravigliosamente, sì, il film è scritto anche abbastanza bene, c'è uno dei finali più, come dire, intensi, sì, e rappresentativi e sorprendenti e della storia, emblematici della storia del cinema. È, diciamo, un film che ha segnato anche un passaggio, se vogliamo, in Nolan, che veniva da film importanti come Studio Comic, eccetera, esce, diciamo, da questo filone e riesce comunque ad avere un grande successo anche con questo film. E questo, diciamo, poi è stato anche un, se vogliamo, un po' un punto di svolta nella carriera di Christopher Nolan. Hanno capito, diciamo, che come regista si sapeva fare, sapeva anche portare la gente al cinema, sì, e poi di scuola, esattamente, sì,
Ed è proprio da Inception che poi dipendono anche gli altri film di Christopher Nolan. Senza il successo di Inception avrebbe fatto Interstellar, che ha dato la possibilità di ottenere fiducia da parte degli studios che hanno sostenuto grandi produzioni e gli hanno permesso di fare film, diciamo così, un po' più personali, nel senso, film che voleva lui, ecco. Grande budget, ma anche grande successo. Poi con film, dicevamo prima, non esattamente, come dire, appetibili o non facilmente appetibili, se vogliamo, non immediatamente appetibili come Interstellar, che comunque è stato un successo strepitoso. Siamo arrivati alla fine di questo video, fedelissimi follower, mettete mi piace a questo video, iscrivetevi al canale e premete la piccola campanellina per non perdere le novità che, come sempre, noi della Ferri Premi Film portiamo e proponiamo a voi, e noi ci vediamo molto presto. Possiamo anticiparlo. Esattamente. Quindi rimanete sintonizzati. Esattamente. Ciao a tutti. Ciao a tutti.